Basta, stiamo camminando da ore! Oh, su via, siamo appena arrivati. Abbiamo ancora così tanto da vedere prima di arrivare a lui. Tanto, tipo alberi, foglie, wow, che bello! Oh, su via, perché non ti lasci trasportare dal fascino unico di questo posto? Ma sono solo alberi e io voglio andare a casa, a sedermi, a dormire, a riposare! Oh, su via, ammira la bellezza intorno a te. Ah, wow, un albero, wow, un filo d'erba, wow, un fiore. Oh, su via, i fiori, i fiori. Questo mi fa venire in mente una storiella interessante. Ascolta. C'era una volta un meraviglioso giardino, nel quale crescevano infiniti fiori, ciascuno con dei colori, delle forme e dei profumi meravigliosi. Chiunque passava lì vicino si fermava ad ammirarli e i fiori ben presto si abituarono alla cosa. Ogni persona li amava, ogni persona li apprezzava e questo li rese arroganti e presuntuosi. Un giorno fra di essi nacque un fiore nuovo, un fiore strano. Aveva lo stelo sottile e la corolla grande ma senza petali. Gli altri fiori lo prendevano in giro, ma lui non rispondeva alle offese. Cresceva con la testa chinata. Qualcuno lo notò, il sole. Il grande gigante luminoso nel cielo rivolse i suoi raggi al fiore, lo fece crescere e disse: "Tu mi hai ammirato in silenzio e con umiltà. Ora rivolgi il tuo sguardo a me e ti farò dono di uno dei miei raggi." Al fiore sbucò una corona di petali dorati e dal sole ricevette non solo un raggio, ma anche il nome di Girasole. Affascinante. Lo so. Allora, adesso dovremmo essere a metà strada. Non dovrebbe essere lontano. Cosa? Metà strada? Vuoi dire che tutto quello che abbiamo fatto finora è solo metà? Dobbiamo rifare tutto? E forse anche di più. Ma mi fanno male le zampe, ho sete, gli alberi mi guardano storto, non ci sono più le mezze stagioni, non so più di cosa lamentarmi, ho caldo. Caldo, eh? Questo mi fa venire in mente una storiella sull'estate. Ascolta. Era un giorno come tanti altri, se non fosse che il sole e il vento stavano litigando furiosamente fra di loro. "Io sono il più forte", diceva il vento. "No, io sono la più grande forza presente sulla Terra", rispondeva il sole. Un ignaro viandante che passeggiava per i boschi fu la risposta alla loro disputa. "Lo vedi quello?" disse il vento. "Chi di noi riuscirà a fargli togliere i vestiti, vincerà." Il sole accettò di buon grado la sfida. E il vento iniziò a soffiare, a soffiare, a soffiare, sperando di far volare via i vestiti dell'uomo. Ma non ottenne il risultato sperato. L'uomo si avvolse nel mantello, poi si avvolse nella sciarpa, poi indossò berretto e guanti. Profondamente deluso dal risultato, il vento lasciò il posto al sole, che iniziò a scaldare l'uomo. Di più, sempre più caldo, i raggi erano incandescenti.
E in men che non si dica, l'uomo si era spogliato e si era tuffato in un fiume a rinfrescarsi. Il vento era ormai lontano, adirato per la sconfitta, e il sole, colmo di gioia, decise che avrebbe continuato a riscaldare per i molti mesi a venire. Ho più caldo di prima. Coraggio, siamo a metà strada. Aspetta, cosa? Prima eravamo a metà strada. Com'è possibile che lo siano ancora? Oh, potrei aver sbagliato strada. È nascosto bene, sai? Cosa? No, 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 no. Io questo non lo accetto. Oh, guarda. La prima foglia gialla della stagione. Mi stai almeno ascoltando? Sai perché le foglie si colorano così in autunno? No, 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 non mi interessa. È una fiaba molto affascinante. Ti affascino io adesso. Vedi? No, 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 basta! C'era da qualche parte, in qualche bosco, un gruppo di folletti che passava ogni estate a giocare, a ridere, a mangiare. Ma ogni anno tutto questo doveva finire. Il caldo se ne andava, il freddo cominciava a farsi sentire, e questo per i folletti significava una sola cosa: tempo di darsi da fare. Tempo di fare le provviste per non morire di fame, tempo di raccogliere la legna per stare al caldo. Gli animali andavano in letargo, gli uccelli migravano e c'era qualcuno che trovava tutta questa atmosfera particolarmente triste. Uno dei folletti, in particolare, adorava giocare, adorava l'estate, e l'arrivo della stagione fredda gli metteva sempre una grande malinconia. Propose quindi di salutare l'estate con una grande festa piena di colori. Sì, 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 avrebbero dipinto le foglie di rosso, di giallo, di arancione, di marrone. Ma non tutti erano entusiasti della cosa. Gli alberi erano sempre così seri. E se si fossero offesi per la cosa? Fu proposto così di dipingere le foglie di notte, in modo che nessuno, nemmeno gli alberi, anzi soprattutto gli alberi, non si accorgesse di nulla. Il risultato fu quello sperato. Gli alberi adoravano i loro nuovi colori. Per favore, lasciateci così colorati, tanto comunque fra poco le foglie cadranno. E proposero quindi ai folletti di ripetere la festa ogni singolo anno, sempre con gli stessi colori. Tanto qui è sempre tutto verde. Beh, no, non tutti gli alberi sono sempre verdi. Ehi, questo mi fa venire in mente una storia! Questo mi fa venire in mente una storia. Lo sai perché certi alberi non perdono le foglie in inverno? Lo sai perché certi alberi non perdono le foglie in inverno? Vorrei tanto essere sordo. Vedi?
L'inverno stava arrivando e c'era qualcuno che ne soffriva enormemente, molto più degli altri. Era un piccolo uccellino che volava a fatica perché aveva un'ala spezzata. Tutti i suoi amici se n'erano andati al sud al caldo, ma lui con quell'ala non ce l'avrebbe mai fatta. Eppure rimanere qui all'aperto significava morte certa. Cercò quindi un posto caldo e si rivolse alla foresta. Per primo chiese alla betulla, che non lo guardò nemmeno in faccia. «Non posso aiutarti», disse l'albero. «In questa foresta abbiamo già abbastanza uccelli da aiutare. Un'altra bocca da sfamare? No, grazie». «Forse non è un albero abbastanza forte da riuscire a reggermi», pensò l'uccellino. Provò con la quercia, chiese se poteva trovare riparo in lei fino alla primavera. «La primavera! Sei fuori di testa! È un sacco di tempo! Finirai per mangiare tutte le mie ghiande!» L'uccellino cominciava a perdere le speranze. Provò con il salice, che lo guardò con disgusto. «Scusa, ma io manco ti conosco. Che razza di uccello saresti?» L'uccellino era disperato, non sapeva più cosa fare. «Io posso ospitarti», disse una voce. Era un abete. L'uccellino lo guardò con le lacrime agli occhi. Davvero? «Ma certo», rispose l'abete. «Io ti aiuterei, ma non ho dei rami molto forti», rispose un pino lì vicino. «Ma posso proteggervi dal vento». «E io ti darò da mangiare per tutto l'inverno. Spero che ti piacciano le mie bacche», intervenne un ginepro. L'uccellino era commosso. L'inverno arrivò e il vento gli chiese se poteva toccare tutte le foglie della foresta, ogni singola foglia di ogni singolo albero. Ma l'inverno guardò il vento e gli rispose: No, non puoi. E no, non poteva. Il pino, l'abete, il ginepro, loro erano stati gentili con quell'uccellino e per questo si meritarono un premio da parte dell'inverno. Loro poterono tenere le loro foglie per tutta la stagione, da lì e per sempre. Grazie al cielo ci sono solo 4 stagioni. Beh, siamo arrivati. Davvero? Bene. Aspetta, ma dove? Dal ciclope. Nella tana della grande terrificante creatura, nel regno del gigante della foresta e di tutti i mostri che lo circondano, il grande gigante dall'occhio solo che ci guarda, ci scruta e ci assapora. Osservalo, ma distogli lo sguardo dalla sua unica pupilla. Io perché sono qui? Thank you.
mai guardato. No, 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 non è vero. Io, perché mi hai portato qui? Cosa ti ho fatto? Ecco il gigante dei boschi che si attiva. Preparati alla fine. No, 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 no! Oh, Sofia, non può farti niente. È solo una statua. Questo volevo farti vedere. Oh, oh, che bella. Abbiamo attraversato boschi, foreste e sentieri per arrivare fin qui. E ne è valsa la pena. Quante cose abbiamo visto, quante avventure abbiamo vissuto. Ma ora è finita. E si torna a casa? Si torna a casa, sì. Andiamo, coraggio. Prima si parte, prima si arriva. Ti ricordi la strada che abbiamo fatto per arrivare qua? E come potrei dimenticarla? Bene, perché come immaginerai, ora dobbiamo ripercorrerla tutta quanta. Oh, e non vedo l'ora. Ho così tante storie da raccontare. Apri bene le orecchie, amico mio. Perché questo non è che l'inizio. No!